Buongiorno ai lettori di Azienda Informa, ringrazio il consigliere regionale Simone Angelosante per la presenza. Oggi vogliamo affrontare assieme a lui una tematica di stretta attualità, quella legata alla messa in vendita del Covalpa, il consorzio per la valorizzazione delle produzioni agricole che ha sede a Celano e quindi all'interno del comparto Fucense. Sappiamo che l'importo a base d'asta si aggira intorno ai 7 milioni di euro. La maggioranza inoltre ha appena ritirato un emendamento che prevedeva il reinvestimento di questo capitale sui territori della costa. I sindaci però continuano a battere i pugni, sono preoccupati perché temono che questi fondi non saranno in realtà reinvestiti completamente nel Fucino. Ringrazio voi che mi date la possibilità di chiarire un argomento di strettissima attualità e anche estremamente importante per ciò che è il nostro Fucino e la nostra Marsica. Ci tengo quindi a fare una ricostruzione di quello che è successo fin qui, perché ritengo che le persone debbano sapere veramente come stanno le cose, al di là di proclami spesso fatti in malafede. La vendita del Covalpa non è un argomento nuovo, è un argomento che va avanti da qualche anno. Nel 2019 l'allora governo regionale Lolli di Pancrazio di Nicola aveva proposto ed effettuato una delibera dove si prevedeva questa vendita e si prevedeva anche che questi fondi andavano per la maggior parte distribuiti in tutto l'Abruzzo, spesso e volentieri anche nelle pro loco. Nella Marsica, in quella delibera che ho già pubblicato e che è a disposizione di chiunque, venivano previste soltanto 700.000 euro. Quindi io dico, quando si fanno le critiche, soprattutto da una parte politica, bisogna stare molto attenti su quello che si è fatto in passato, perché non ricordo nessuno che nel 2019 si arrabbiò per quello che stava succedendo, nessuno di quelli che oggi, talvolta semplicemente perché non conoscono bene l'argomento, talvolta perché sono in malafede, invece oggi sono diventati paladini della marsicanità. Io respingo a mittente il fatto di non essere io un paladino della marsicanità, perché il risultato lo ha dimostrato. Infatti, lo ribadisco e non ho paura di essere smentito da nessuno, non un euro dei 7.125.000 euro che si avranno dalla vendita del Covalpa quando questa sarà perfezionata, andrà via dalla Marsica. Non un euro non verrà utilizzato se non nel Fucino. Quindi sono critiche strumentali. Che cosa è successo? C'era stato un emendamento che era stato presentato da alcuni consiglieri di maggioranza che ricalcava in parte quello che era stato fatto nel 2019 dalla sinistra. In sede di riunione di maggioranza, in conferenza di capigruppo, mi sono opposto molto fermamente a quell'emendamento e quindi è stato ritirato. C'è la storia dei 2.900.000 euro, mi si dirà. Bene, voglio spiegarla bene, con attenzione, e la spiego a persone che non sono amministratori di enti pubblici, perché presumo che chi amministra un ente pubblico questo meccanismo lo conosca bene. Questi fondi sono utilizzati, prestati dal Fucino alla Regione Abruzzo per poter rispondere ad un bando di 24 milioni di euro per il miglioramento delle AZU. Che cosa sono le AZU? Le AZU sono le agenzie universitarie, per gli studenti universitari, per il diritto allo studio, e quindi sono delle cose buone, fondamentali, dove ci vanno anche i nostri ragazzi marsicani. Per rispondere al bando la Regione ha bisogno di una liquidità immediata perché altrimenti non fa in tempo a rispondere. Questi soldi, appena perfezionata la vendita del Covalpa, la Regione li metterà lì, ma è una partita di giro perché se il bando lo vinciamo, il bando prevede la copertura totale e quindi questi soldi tornano indietro. Se il bando non lo dovessimo vincere, questi soldi semplicemente restano nella Marsica. Ora, voi capite bene che è un prestito della durata di 3 mesi, il tempo di fare il bando. Non c'è nessuno scandalo, non è stato tolto un euro alla Marsica, anzi, è notizia di questi giorni che il CIPE ci ha finanziato altri 6 milioni di euro per le strade, la viabilità. Fatto
Fucenze, anche quelli sono soldi freschi che daremo con immediatezza ai comuni e alla provincia per poter provvedere con immediatezza alla sistemazione delle strade. I 7.125.000 euro della vendita del Covalpa saranno spesi per le infrastrutture nel Fucino e non solo per la viabilità, perché non è la viabilità l'unico problema che c'è nel Fucino, ma c'è anche e soprattutto quello della bonifica ambientale, perché sappiamo tutti molto bene che più la zona di produzione dei prodotti agricoli è ambientalmente sostenibile e più i prodotti che vengono lavorati in questa zona hanno un prezzo maggiore. Voglio anche dire che nella seduta del Consiglio regionale, oltre a stabilire quanto vi ho detto, è stato anche fatto il salvataggio del CRUA. Il CRUA si trova ad Avezzano, non a Pescara, con 300.000 euro perché il CRUA rischiava di fallire. Quindi lezioni di marsicanità, sinceramente, le rispedisco al mittente. E aggiungo che consiglio a qualche consigliera che ho visto particolarmente attiva di occuparsi un po' più del suo comune che, diciamo, non brilla oggi per efficienza. Da un lato c'è lei che parla di strumentalizzazione della vicenda Covalpa, dall'altro ci sono i sindaci che parlano invece di una Marsica isolata. Su questo in parte siete entrambi d'accordo. Poi ci mettiamo nei panni della cittadinanza, di questa popolazione enorme a fronte di quella regionale, e ripensiamo alle vicende come quella legata ai fondi per l'irrigazione del Fucino, alle condizioni pessime in cui versa l'ospedale di Avezzano. E allora la mia domanda è: la Marsica ha effettivamente perso potere all'interno delle aule decisionali della regione Abruzzo? Allora, tengo a dire che lunedì prossimo il ministro Carfagna, che è il ministro per i rapporti con le regioni per il sud, sarà qui in Marsica e si affronterà una buona volta per tutte il discorso dell'autorizzazione all'utilizzo dei 50 milioni per l'irrigazione. Tengo anche a dire che molti sindaci giustamente hanno firmato quel documento iniziale, il primo lo avrei firmato anche io, ma successivamente alcuni di loro perlomeno non sono stati informati delle evoluzioni, quindi io sono convinto che molti di questi sindaci che hanno firmato il primo documento ritorneranno su questo argomento. Sul discorso Marsica è vero, sono d'accordo, sono pienamente d'accordo con voi. Se consideriamo che territori ben più piccoli hanno una rappresentanza di consiglieri regionali e di ruoli in giunta, che poi sono quelli che contano ancora di più, ben maggiori della Marsica, che ha 135.000 abitanti, vuol dire che la Marsica per una volta, mi auguro, deve essere in grado di lasciare le divisioni politiche e di concentrarsi. Tenga presente che l'unico consigliere regionale eletto in Marsica su un territorio di 135.000 abitanti sono io. Questo non è possibile, perché il nostro territorio avrebbe dovuto esprimere più consiglieri e soprattutto con un consenso elettorale maggiore. Chiunque si candiderà in futuro, io mi auguro che riesca ad avere un consenso maggiore e soprattutto che la Marsica voti i marsicani. Ringrazio allora il consigliere Simone Angelo Sante, grazie ai lettori di AZ Informa.